Ragazzi, questo dovrebbe essere il secondo episodio che state vedendo durante la giornata. L'ultima volta, con un pochino di fatica, siamo riusciti a catturare tutti e tre i membri del trio leggendario di Pokémon Oro Argento, ossia i tre cani leggendari Entei, Suicune e Raikou, detti così come nell'ordine di cui li abbiamo catturati. In questo episodio ho intenzione di catturare nella stanza del cuore, quindi completare la sfida della stanza del cuore. Quindi insomma abbiamo completato con la loro cattura la stanza di Johto, come potete ben vedere, adesso ve la faccio vedere, eccola qua, guardate là, che figa. Ed ora in questo episodio ho intenzione di completare la stanza del cuore catturando i due fratelli Pokémon Latios e Latias. E poi magari catturare anche qualcun altro, visto che la media di catturare tre leggendari episodio mi sta garbando. Vai, usiamo una piastra del cuore. Ne ho prese due. Ed eccolo qua, il primo che si cattura è l'altro, mi state dicendo. Ok. Dovrei aver rivitalizzato la squadra, sì. Sì, ok, perfetto. No, non vorrei che fosse salito il lapsus. Ciao anche a te. Oh, Latios Pokémon di tipo Drago Psico. Bella combo di elementi. Allora, vediamo quanto ritrovo con Slavina. Cozzotto Zen lui conosce intanto, che dovrebbe avere 15. Intanto vedo quanto rilevo io di con Slavina. Porca vacca, già ridotto al rosso, fantastico. Perché fa il doppio dei danni quando attacchi dopo. Bene, posso già iniziare allora a tirargli l'ultimo già dal secondo turno. Ok, intanto 15 pp per la mossa Cozzotto Zen. Poi Abbagliate, ecco, Abbagliate mi ricordo bene che la sua mossa ne ha 5 di pp. Giuro che se lo prendo subito. No, giuro che se lo prendevo subito facevo una cattura lampa neanche 3 minuti. Godevo tantissimo. Purtroppo invece non è stato così. Mi dispiace tantissimo. Drago Pulsar. Intanto cerco che io i pipì non me li ricordo a memoria. 10. Drago Danza. Ecco, Drago Danza non è bella. Potenzia un tanto le statistiche. Più che altro bisogna aver paura per la Cozzotto Zen adesso, perché aumenta l'attacco, quindi l'attacco fisico. Quindi Cozzotto Zen fa paura adesso. Non tanto Drago Pulsar. 20 pp Drago Danza. Ok. Vabbè, quindi in totale si ha, se si sommano tutti i pp, 50 turni. In totale siamo 50 turni di tempo per catturare Latios. Cazzo, ma porca vacca, tutte le volte che fastidio che sento quando si scuote esce alla terza. Prego difficoltà, lo so che sei giù di morale. Aspetta, dai. Mi spiegate perché mi hanno regalato l'acqua fresca durante la nostra traversata dei percorsi in giro per l'isola delle sfide? Domanda. Drago Danza ancora. Ah, mi è sempre piaciuto il fatto che Latios e Latias si ricordassero dei jet. Porca. Pingu schiva Drago Pulsar grandissimo.
Bello che si sta aumentando a botta la statistica dell'attacco cozzata Zen, la usa da due secoli. Oddio, ok. Adesso ti do da bere altro latte. La porca vacca, niente. Brutto colpo. E questo era l'ultimo però che si poteva giocare, quindi... Ah! E quindi anche il Dead Spirit, ma perlomeno ha finito gli abbaglianti. In tutti i sensi, capita? Allora, ma devo incapocarli così gli altri 5 Dragopulsar che si giocano non hanno assolutamente effetto. Vai così, vai. È il momento di fargli perdere un po' di turni così. Drago danza ancora, ogni volta che la uso mi cago sotto perché ho paura della potenza che potrà avere a potenziamento ultimati la mossa cozzata Zen. Che comunque cozzata Zen non è che ha una precisione allucinante. Il problema è quando va a segno, perché dicevo, perché sottolineo il fatto che cozzata Zen non ha una precisione allucinante, perché magari con il fatto che i Pokémon vogliono bene la schivano più facilmente, però sai com'è, sono sfigata, sapete com'è, sono sfigata, da godanza ancora, quarta volta che la usa. Qualcosa mi dice che è arrivata al massimo delle sue della sua capacità. Aia, mi tengo... Ah, ok. Mamma mia, signori. Mamma mia. Incantevole effetto pure sul leggendario Latios. Sì, in effetti Latios è un maschio. È Latias la femmina. Mamma mia, ragazzi, fregato così. Giuro che se vinciamo adesso, che l'innamoramento non blocca Dragodanza. Magari blocca le mosse... Di solito l'innamoramento blocca le mosse offensive, quindi... No, Dragopulsar ancora, vabbè. No, no, riesce a scagliarla comunque. Non c'è verso. Niente da fare. Raga, niente da fare. Allora Stefano. Come al solito li mando tutti. Ancora da giocarsi un Dragopulsar dopo questo. Ah, naturalmente, siccome è andato a Carly, non è più innamorato. Però non c'è bisogno di dire... No, come può ancora potenziare la statistica di attacco? Cosa mi stai dicendo? Dai, su, personaggio. O lo prendi adesso, o qui fa fuori tutti con le testate. Ma porca troia. Niente. E già saluto Stefano. Ma porca troia. Raga, che fastidio.
Di cozzate ne ha ancora 11 ATA. Lo dico. Ma porca vacca! Ma come si può ancora potenziare? Ma quante volte si può potenziare? Dio santo, siamo a 7 volte che si potenzia attacco e velocità. Ah no, la velocità già ha raggiunto il suo massimo, l'attacco no invece. Per romperlo sto cazzo. Ormai ragazzi è una massa da one shot. Cozzata Zen, ne ha ancora 10. Allora, adesso io che vi utilizzo Pingu perché col cavolo, che dopo mandi in campo Dialgan col cavolo. Dai, fammi un favore, vabbè. Adesso l'attacco è arrivato al massimo anche quello. Siamo a 168 Ultra Ball. Dai, che rottura di coglioni, su. Che fastidio. I Dragopulsar sono finiti dopo questa. Questa è l'ultima. Questo è il suo ultimo Dragopulsar. Raga, sta iniziando un attimo a starmi su. Sta iniziando un attimo a darmi sui nervi. Ma giusto un pochino. Sta giusto iniziando a darmi sui nervi. Adesso comincio a giocarmi le Time Ball un altro po'. Dimmi, ti prego, dimmi che... Oh, la resistenza del tipo acciaio di Pingu, meno male. Si fa sentire. Oh, tutti morti, alla fine finalmente si fa prendere. Basta, sono stufate di tirare capocciate. Preso! E come al solito li vanno solamente Pingu e Diaga perché non lo prendo, non lo mando mai in campo. Vai, Latios, Pokémon Eone! Bella l'impronta, Pokémon di tipo Diago Psico! È molto intelligente e piegando le braccia riesce a volare più veloce di un jet. Ma penso che sia ispirato a un jet. Comunque vorrei far notare che i simboli che ha Latios sul corpo, vedete quel triangolino lì? È o non è uno dei simboli che ha anche i Pokémon Togepi? Cos'è questo? Una bacca cocca, grazie. Cos'è, un regalo? Grazie, eh. Ah, cos'è sta bacca che ho preso? Cos'è, regalo di Latios? Se un po' che è in difficoltà e mangia sta bacca, la difesa speciale aumenta. Ah, ok. Punto. Vai, usciamo, andiamo a recuperare, poi a rivitalizzare tutti quanti. Poi pensiamo a prendere la sorella. Tanto segno Latios come catturato, perfetto. Beh, 14 minuti ragazzi, se no abbiamo fortuna e prendiamo Latias. Entro pochi minuti facciamo in tempo a catturare anche un terzo Pokémon, altrimenti gli altri 5 Pokémon che ci sto da prendere dopo il duo Latios e Latias ce li lasciamo per i prossimi due episodi che registro domani. Allora. Ragazzi, ho addirittura voglia, ragazzi, è tempo. Cioè, se faccio... Allora, se dopo aver finito di registrare questo episodio c'ho ancora... Allora, facciamo così. Se dopo questo episodio c'ho ancora voglia di registrare, perché, a dire la verità, è dopo per registrare un terzo episodio, ce l'avrei. Quindi, se ho ancora voglia di registrare dopo questo episodio,
Registro i primi episodi che voi vedrete domani. Eccola qua intanto. Preferisco naturalmente lei a lui. Chissà perché sa, perché è una femmina. Mi piacciono troppo i Pokémon femmine. Eccola qua. Poi la trovo simpaticissima, me la ricordo dal film. È uno dei miei film Pokémon preferiti con il Latios e Latias. Recuperatelo se non l'avete visto. Allora, vediamo un po' se anche qui riusciamo a fare... Pari difesa! Che mossa è pari difesa? Ah, si è potenziata le difese? Non ho capito, comunque... Io mi giocherei un cannon flash. Para difesa ancora. L'altra si è sommesso a capacità difensiva con quelle del bersaglio e le ripartisce equamente. Ah, praticamente ha sommato. Ok, perfetto. Ha sommato praticamente la mia difesa fisica con la sua e poi ha fatto diviso 2. E ora abbiamo entrambi la stessa difesa fisica, si intende. Riflettipo. C'ha tutte delle mosse strane, Latias. Latias ha assunto il tipo di Pingu. Ah, ok, quindi è un tipo acquacciaio ora. Vabbè, anche lei avrà la sua mossa. Curardore, che non so cosa sia, ma cavolo, ragazzi, tutte mosse che devo andare a cercare. Intanto pari difesa. Pari difesa. Quanti pipi c'ha pari difesa? Riflettipo. Allora, questa. Allora. Riflettipo, adesso vado a vedere quanti pipi c'ha. Intanto, pari difesa ne ha 10. Psichico, l'unica mossa offensiva che ha, psichico. Va bene. Riflettipo a 15 pipi. Curardore non so cosa sia, penso che sia una mossa che curi gli alleati. Ci potrebbe stare. 10 pp c'ha questa mossa. Psichico invece? Non me lo ricorderò mai. Psichico seconda volta. Comunque la sua mossa Latias non ce l'ha. Dovrebbe essere una mossa diversa da abbagliante. Comunque. Madonna, l'ho già presa. Mamma mia, ragazzi, che cattura lampo. Comunque, psichico ce l'aveva quanto? 10, va bene. Ok. Dopo aver impiegato 100 anni in a catturare il fratello, la sorella di tutta risposta si fa prendere subito. Latias, Pokémon Neone, pure lei, tipo Drago Psico. Questo Pokémon ha il corpo ricoperto di piume che rinfrangono la luce e lo rendono invisibile. Non sembra per niente ricoperta di piume da come l'hanno dal design. Comunque, immaginiamo che se dovessero fare tipo un gioco con la grafica di Pokémon con la grafica realistica, tipo i migliori giochi fatti con la CGI e la motion capture, immaginiamo che li avrebbero fatti con le folte piume come le aquile, me li immagino. Ma che belle, sono troppo belle. E là, un cuor rugiada. E poi una bacca pitaia, queste mi regala le cose. Allora, cuori giada mi sembra qualcosa di interessante. Ah, sfera come la mia colosa di Latios e Latias, aumenta la potenza delle mosse psico e grae. Ok, vanno date a queste due. Sono le mosse che. Ok, tipo la damasfera di Dialga. Ok, siccome non si è sforzato tantissimo Pingu, io direi di bere questa bottiglietta d'acqua fresca e del latte, ecco fatto. E direi che possiamo anche evitarci di fare un salto a centro Pokémon, perché per l'appunto siamo già a posto così. Bene, allora anche la sfida della stanza del quale l'abbiamo completata. Ci restano da quindi catturare altri 5 Pokémon leggendari. Vediamo un po' quali piastre abbiamo sbloccato completando queste due sfide. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo sbloccato. La piastra dei sottigiani già, piastra del cuore pure, piastra del cuore di Ghiotto pure,
Piastra arcobaleno, piastra dei mari, piastra delle terre, piastra dei geni, piastra del genio. Sono apparse insomma tutte le altre 5 che ci servono. Allora, vediamo. Io prenderei le prenderei nell'ordine in cui ci sono e poi andrei per ordine. Io prenderei la piastra con una piastra arcobaleno per catturare o se fossimo stati in Pokémon perla lucente, perla splendente ci sarebbe stata la piastra per Lugia. Poi la piastra dei maghi ne ho 0, quindi ne prendo una. Poi la piastra delle terre serve per Groudon, non ho, mi sono dimenticato di dirlo. La piastra dei mari è per Kyogre, la piastra delle terre è per Groudon, la piastra dei cieli è per Rayquaza. E per finire la piastra del genio è per Mewtwo. Mewtwo ce lo lasciamo per... Mewtwo? Ce lo lasciamo per ultimo, anche se logicamente sarebbe il primo. Il primissimo da catturare se si può andare all'ordine cronologico. Io me lo lascio per ultimo perché sì, perché è il più figo e quindi si tiene per ultimo, è il più figo. Allora, la stanza del genio dovrebbe stare da queste parti. Però mi interessa la stanza dei cieli. La stanza dei cieli, se non ricordo male, era tipo un vulcano strano. Era questa. Stanza arcobaleno, eccola qua. Questa dovrebbe essere la stanza di Ho. Ecco, o mi ricordo, c'ho dei ricordi da Rubino Omega, mica tanto belli di Ho, ma non per il fatto che non mi piacesse. Mi piace da matti Ho come Pokémon leggendario. Mi ricordo però che aveva tutte mosse da 5 pp, quindi non vorrei che abbia anche qui sempre tutte mosse con solo 5 pp, perché che tristezza è. Vai, piastra arcobaleno funziona, mi dicono, e ci porta in uno spazio diverso, attenzione, dallo spazio terzo, ci porta allo spazio arcano, innanzi naturalmente a Ho, che essendo un gigante, lo hanno rappresentato gigante, e ci sta. Sbaglio, la musica è cambiata. Va bene. Figa, fighe le cose fluttuanti lì dietro. Sapete ragazzi, questa forse è l'ambientazione addirittura del mondo distorto. Allora ragazzi, rischio. Rischio con surf. Bene, con uscita di presa. Mi divertirò un sacco. Ah, porca troia, per poco. Proviamo con Slavina. Raga, mi divertirò un botto con Ho che recupera punti vita. Ne ha 10 se non sbaglio di ripresa. Allora, surf, rischi ancora. Occhio, non fare brutto colpo, Pingu. Ripresa 10 ne ha, sì. Occhio, Occhio! Ma porca troia, Pingu! Ma porca troia, giuro che se mi appare, ho fatto un brutto colpo per far bella figura con te, mi incazzo. Nel dubbio non lo leggo neanche e riavviamo il gioco perché comunque oh, lo abbiamo fatto fuori, poveraccio. Mi spiace, oh, non volevo. Riproviamoci, dai, chiudiamo l'episodio con lui. Poi nel prossimo episodio andiamo a catturare, ho deciso, i tre leggendari di Hoenn, quindi Groudon, Kyogre e Rayquaza, catturiamo, no, catturiamo l'ordine Kyogre Groudon e Rayquaza, scusate, perché prima abbiamo preso la piastra per Kyogre, quindi prima Kyogre. Allora, riproviamoci. Allora, Pingu, stai calmo, surf ma non one shot, sta attento, guarda che se one shot mi incazza ancora, Ok. Magi fuoco ne aveva 5. Mi ricordo, però non mi ricordo bene, quindi. Tanto mo usa ripresa. No. Ok. Va, sì, lo sapevo, guarda. Magifuoco 5 pipiccia. Raga, sarà una lunga lotta finché c'ha le ripresa.
Giorno di sole, un'altra mossa da 5. Che bello scoprire che c'ha tutte mosse da 5. Porca vacca, ragazzi. Oh, catturare è proprio una gioia per questo. Con tutto il rispetto per l'uccello di fuoco. Adesso fa la ripresa, non sono convinta. Madonna, raga, ma raga, bestemmierò in questo scontro. Sentite, io cambio e mando in capo qualcun altro che... Proviamo Carly. Qualcun altro che ti delle mosse un po' più potenti, ecco. Giorno di sole, ancora. Ma sospiro perché le altre due mosse sono con 5 pp. E al momento la mossa con più pp è la carissima... E vabbè, la carissima forza lunare, ecco. No, sì, la carissima ripresa. La luce torna normale. Comunque questa mi è stata l'ambientazione del mondo distorto con le cascate che fluttuano. Occhio! Beh, vabbè. Paralizzato, che culo! Che culo! Extra senso è l'altro, ok. Mamma mia, ragazzi, che culo! Da questa non si riprende più, Da questa non si riprende più. Da questa, ragazzi, non si riprende più. Lo catturo già così. Mamma mia, ragazzi, vai! Porca troia. Lo posso prendere con la paralisi, lo posso prendere, vai. In più ci fa guadagnare turni la paralisi. Ma porca troia. Fa guadagnare turni la paralisi per il fatto che... che blocca, ecco, nell'usare le mosse. È un'altra ripresa. Diciamo che non posso stare tranquilla finché continua ad usare ripresa. Quando avrà finito le riprese... Vai, facciamo che mandi il capo Stefano adesso. L'ambientazione comunque è bella. Hai l'assalto. Ok. È ripresa ancora naturalmente. Ne ha ancora 5, raga. Extra senso. Raga, spero che Graudo quando arriveremo a lui non abbia riposo. C'ho i flashback già da Rubino Omega. Spero non abbia riposo quando arriveremo a lui. Lo dico già. Giorno di sole. Vabbè, non posso attaccarlo ancora perché sennò lo mando KO. Comunque... Dai, provo ancora adesso. Giuro che quando scuolice scuote si già due volte, ci credo. E... oh, chiude! Finisce i giorni di sole così. Presa. Ne ha ancora 4. Aia, porca. Ancora attacco rapido, vai. Ripresa ancora. Ne mancano 3.
Li sto spammando. Probabilmente perché se usa altre mosse non riesce ad agire. Vedi, ecco, vedi, se provo ad usare altre mosse non ce la fa perché sono troppo potenti e quindi con le mosse potenti vacilli tanto quando devi, c'hai la paralisi. Eccolo però, questa volta ce la fa il bastardo. Ma col cavolo che io lascio svenire Stefano. Allora... ripresa. No, stavo pensando a quanto toglierebbe all'acciaio. Non dovrebbe togliere troppo, ho pensato. Allora, vabbè, gli resta ancora una ripresa. Ok, non toglie troppo. Scusate, pensavo a quello. E ancora un magifuoco, cioè. Ma ho scottato bastardo. È anche combattuta, è molto combattuta. Dai, su, usa l'ultimo ripresa che hai, bastardo. Con tutto il rispetto, usa l'ultimo ripresa che hai. No, mangi fuoco, non sono giocato l'ultimo ripresa. Ancora scottato, basta. Bravo, bravo Stefano, grazie Stefano. Grazie Stefano, mi hai reso orgogliosissima. Brutto colpo. È paralizzato. Rischio anche con quello. Rischio con l'acciaio, Rischio tantissimo. Sì, rossa. Tanto ora usa rifreo. Ok, non può agire. No, raga, devo approfittarne. Veloce. Ultra ball. Fa che sia la volta buona. Ma va a cagare. Sta andando più, durerà più di quello che avevo previsto con la paralisi, ragazzi, stavolta. Nel senso buono. Magari ha già usato tutte le riprese, non l'ho segnato. Aia. Extra senso ancora. Oh, giuro che si tocco fuga per sbaglio. Ancora. Ma immaginavo che comunque i leggendari principali dei titoli, i leggendari, ma come li chiamo io, da copertina, sarebbero stati più duri da prendere. Anche per le mosse che ci avevano. Niente, no, avevo contato giusto, c'aveva ancora una ripresa. Avevo contato giusto prima. Beh, comunque adesso li ho finiti.
Allora adesso devi fare un attacco rapido, però stai. No, anzi, un all'acciaio, stando attentissimo, Stefano, a non one shotare. Ok, bravo. No, cazzo, bastardo. No, prevedevo che l'avrei ridotta al rosso con quella. Maledizione. No, devo riportarlo in vita, raga. Devo riportarlo in vita perché non ce la farò mai a prenderlo con la vita al giallo. Devo riportare Stefano in vita. Raga, comunque fosse là, me la gioco meglio con le timer, lo sapete. Allora, Stefano. Stefano, ti prego, stai attento. L'attacco diminuisce, ok, va. Stai attento adesso, ti prego. Meno 10 turni, raga. Poi è finito tutto, ti prego. Occhio, Stefano, occhio! Ok. Ancora, 12. Ce la posso fare. Vai, giocati le timer ball. Eccola, vai, ne ho 18. No, 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 aspetta. Provo ancora con le ultime ball. Mamma mia, ragazzi, sei stata combattuta questa. Giuro che se sono tutti così, finiremo settimana prossima, altro che... Oh, Pokémon arcobaleno, numero 250, giusto, tipo fuoco volante, alto 3 metri 80. Le sue prime sono di 7 colori, si dice che chiunque lo veda sarà felice per sempre. Sai che una persona quando è felice per sempre, quando riesce a prenderlo. Ragazzi, l'abbiamo preso. Ed era il primo degli ultimi 5. Signori, direi che con questo video di oggi si possono chiudere qui. Spero vivamente che con i prossimi leggendari che saranno nel prossimo episodio, quelli che catturerò saranno i leggendari di Hoenn, quindi Kyogre, Groudon e Rayquaza. Spero che con loro avrò un po' più fortuna. Più di fortuna. Hai catturato un po' che è impressionante, ti darò questa statua che la raffigura. Va bene. È proprio vero che il fascino delle rose è una cosa tra i più valorosi. Questo Pokémon è fantastico. Grazie per avermelo mostrato. Signori, io direi che il video di oggi si possa concludere qui, sono esausta. La prossima volta vedremo di concludere la caccia ai leggendari del parco Osorgoso, catturando prima Kyogre, Groudon e Rayquaza, poi Mewtwo, e per concludere sfidando quel Giratina strano di cui vi ho parlato, con cui si potrà ottenere la platinosfera, in ogni caso la sfera per Giratina, e potenziare così le sue mosse, soprattutto per lo strumento fatto per lui, tipo la damasfera di Alga. In ogni caso, penso proprio che c'ho anche un fosso lunghe ad andare a rivitalizzare. Vabbè, è vero, me l'ho tenuto off camera, che ci penso sia, sì, anche quella è una delle tante cose che avevo trovato off camera per e avevo deciso di andare a rivitalizzare perché sì, così tanto aggiungo una voce a Pokédex, dubito che ci sia bisogno di dirvela, ragazzi. Da quello fossi lunga esce un Anorith,
Vi ricordate bene la Norris? Sì, perché a Norris lo fu Andrea, il nostro Andrea fu la Norris che avemmo in squadra per un certo periodo della Turbinovica, quindi dovreste ricordarvi bene che dal Fossilunga esce una Norris. Vabbè ragazzi, a parte queste cavolate, il video di oggi si concludono qui, entro la prossima volta vedrò di fare una veloce scorta di Ultra Ball, di non so quanti Ultra Ball, ma un po' di Ultra Ball me ne procurerò, vedrò di andare a battere gli allenatori che ci avevamo lasciati indietro qualche episodio fa per guadagnare anche lì un po' di dindi per la mia, scusate che non mi viene il termine, per la mia raccolta di Ultra Ball finale, e speriamo che poi effettivamente 200 circa Ultra Ball ci basteranno per catturare gli ultimi 4 leggendari che ci restano da prendere. Nel frattempo però ragazzi, se il video di oggi vi sono piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire il video, e noi ci vediamo alla prossima! Come al solito vi mangio un sacco di parole durante l'outro, avete capito, però ormai è una cosa di routine. A domani ragazzi!